Torniamo a Riccione, alla giornata di sabato, gli ultimi metri in quella vasca, che cosa hai provato? Sicuro tanto dolore, perché comunque è stata una gara lunga e difficile. Abbiamo optato, diciamo, per un passaggio a metà gara abbastanza veloce, sfruttando le mie caratteristiche fisiche, e quindi poi, diciamo, gli ultimi metri si sono fatti sentire, però comunque abbiamo cercato di stringere i denti fino alla fine e il risultato è molto buono. L'emozione di essere campione com'è stata? È un'emozione molto grande, è la prima volta che mi capita, appunto, di arrivare prima ai campionati italiani assoluti, e sicuramente è un ambiente molto diverso e molto più professionale, se lo vogliamo mettere su questo aspetto, e quindi una soddisfazione enorme gareggiare a fianco ai big, diciamo, e riuscire a vincere. Tu hai proprio battuto campioni molto più esperti di te, come è nata questa vittoria? Diciamo, tanto l'allenamento nei mesi passati. Il nuoto è uno sport che ti toglie tanto, devi fare tanti sacrifici, però poi le soddisfazioni arrivano da un momento all'altro, e questa è una di quelle. A chi la dedichi? Principalmente al mio allenatore Gianni, che mi segue sempre, anche alla mattina a volte prima di andare a scuola in vasca, quindi anche tanti sacrifici anche per lui. Poi alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei compagni di squadra sicuramente. Rappresenterai l'Italia agli Europei di Londra, che sono in programma a maggio. Per te cosa rappresenta questa opportunità? È una responsabilità molto grande, ma ci impegneremo al massimo, anche se comunque maggio non è tanto lontano, meno di un mese, quindi la preparazione adesso vedremo bene col mio allenatore come arrivare, quali sono le strategie giuste. Comunque mi impegnerò al massimo per riuscire, appunto, a far bene anche quella gara. Il sogno poi, ovviamente, quello di tutti gli sportivi è quello di arrivare a Rio. Quello è il sogno più grande, secondo me, di ogni atleta di qualsiasi sport, e ce la metteremo tutta. Sarà dura, perché dire che sarà facile non è vero, manca pochino meno di un secondo e speriamo di riuscire a farcela. C'è un campione al quale ti ispiri? Michael Phelps, se proprio vogliamo dire un nome. Secondo me lui è il più grande atleta, non solo del nuoto, ma proprio atleta più grande che ci sia mai stato sul pianeta. E adesso dire che arriverò a proprio traguardi importanti come i suoi magari è esagerare, però insomma l'obiettivo è quello. Poi se ci riusciremo bene, se non ci riusciremo va bene lo stesso.